interrogarsi su cosa vorrà essere nel prossimo futuro e oggi deve cominciare da subito a mettere le basi perché questo accada. Sicuramente non saremo noi, probabilmente potrebbe essere qualcuno di voi a prendere il testimone, ma oggi una discussione è fondamentale che si ponga su questo piano. Quindi io la mia programma di mandato è stato ricordato, c'è, esiste ed è una traccia su cui noi stiamo, è un programma, è un progetto su cui noi stiamo portando avanti e continueremo a farlo. Io oggi faccio tesoro di questa discussione perché mi motiva ancora di più ad andare avanti. Io sono rientrata perché la città non può restare senza sindaco. La mia ambizione, ma l'ambizione dell'intera città e la prospettiva è quella che si riesca a governare per tutto il mandato. Ribadisco che la governabilità, la stabilità e la normalità amministrativa è un requisito essenziale per poter portare risultati a casa, che un'azione amministrativa tra il programmare e il fare necessita di tempo e io mi voglio confrontare con la città, con questo consiglio, giorno dopo giorno per misurare i risultati, sono d'accordo, ma anche quella di condividere dei progetti e quindi accogliere, come ho detto e come ho tracciato nella linea che ho proposto nell'ultimo consiglio, il supporto e la proposta di tutti. Quindi il mio intendimento è quello di proseguire nel percorso avviato. Noi andremo avanti con un'azione amministrativa, quindi rassicuro tutti quelli che oggi insomma hanno, anche facendo qualche battutina, ironizzando, non ci sarà il 3, quindi non c'è 2 senza 3, siate tranquilli, non ci sarà. Io non ho nessuna intenzione di mollare il patto che ho fatto con la mia città, che mi ha dato fiducia, e farò tutto quello che sarà nel mio potere per garantire la realizzazione di un progetto, la prosecuzione di un percorso e spero veramente che da questo momento inizi un nuovo corso da cui io spero di non dover poi avere sorprese dalla stampa in cui mi si comunicano il futuro della mia amministrazione attraverso la stampa, cioè io non accetto condizioni a tempo, tra l'altro a mezzo stampa, ma accetto e voglio che ci sia un confronto serrato sui documenti, sulle attività e andare avanti su un progetto. Scusa Fabio, che è successo? Non ho finito. Silenzio. No, perché ha fatto così. Ah, ecco, va bene. Quindi continuo dicendo che mi piacerebbe che questo dialogo che si è avviato prosegua nel prossimo futuro nelle sedi deputate al confronto politico. Sicuramente il Consiglio è il luogo principe, ma ci sono le commissioni, ci sono altri momenti, incontri, dibattiti che possiamo fare con la città. E le mie proposte io le rilancio sul tavolo e mi piacerebbe poter continuare da domani un percorso di dialogo anche con la minoranza, che non significa avere supporti, stampelli e compagnia bella, ma portare al centro la città. Il nostro è un patto civico e come tale deve essere portato avanti. Quindi io concludo qui il mio intervento e spero veramente che la città e i temi per la città siano il vero oggetto di dibattito e di confronto e che non, da questo momento in poi non ci siano altri argomenti che possono in questo momento creare solo dei danni ad un percorso amministrativo principalmente, ma politico-amministrativo inteso come politiche, non politico inteso come, diciamo, schieramenti, strategie, tatticismi o quant'altro, in relazione a quello che sarà e deve essere la risposta per una città che oggi vuole conoscere e sapere e avere un'ordinaria amministrazione, e avete ragione,
ma deve anche avere e cominciare a ragionare su quelli che sono gli asset per un futuro per i nostri figli, per questo territorio. Grazie.